Oggi mi sentivo in vena di trollare perché non di sola competitività vive l'uomo, anche se questa è una classificata, ovviamente. Per cui vi faccio vedere un Tower Rush. Lo facciamo con i mongoli? No, con i romani. Per cui benvenuti a questo nuovo video di Age of Empires 4 e andiamo a fare un Tower Rush a un avversario maliano. L'unico motivo per cui funziona con questa Civ è che abbiamo la cisterna. Nel frattempo, come avete visto, ho preso 50 di legno dall'alberello e vado con 4-5 abitanti. Sto giro lo faccio con 4 a fare la cisterna e la torre. Mi spotta subito. Tutti gli altri abitanti che produrremo per il momento vanno al cibo e ho fatto una casa. Ora, lo scopo qual è? Cercare l'oro avversario, che viene lo scout qui, e mandare gli abitanti a fare prima una cisterna e poi una torre, e fanno fatica a difenderci con la cisterna perché possiamo attivare difese degli acriti e questi qui prendono 2 di armor e hanno una lancia invece del coltello, per cui è molto difficile contestarli. Per cui, da non fare come tutti i Tower Rush contro gli inglesi, mentre intanto qui vediamo un mega pool di abitanti per contestare la mia cisterna, che verrà per cui cancellata, e questi 10 abitanti vanno tutti in idle. Tra l'altro non ha neanche cibo, per cui sta facendo idle al TC, un responso un pochino troppo agitato, direi, da parte del nostro giocatore maliano, che ora torna sul cibo. Io mi rimetto a fare la mia cisterna. Altri 4 abitanti, però attenzione, è un 4 contro 4. È un 4 contro 4, ma ora viene attivata la difesa degli acriti e qui si combatte, si pesta, ma i miei hanno la lancia e fanno più danno. E hanno anche 2 di armatura, per cui subito un maliano che va giù. Questo abitante sta cercando un po' di fare il ballo del qua qua per metterlo in salvo, ma non ci riesco, per cui è costretto però a ritirarsi prima di perdere il secondo. E ora io mi metterò con calma. Guardate che sono belli incazzati con quelle lance, a fare la mia torre sull'oro. Ora è già indietro di 2 abitanti perché uno ha idlato il TC e uno l'ha perso. Anzi, ha idlato di 2 gli abitanti perché uno l'ho perso anch'io. Per cui si continua a mettere abitanti al cibo. Ora, qui di solito forse ne avrei dovuti mandare 5 di abitanti perché mi ha contestato, perché ora sarò un po' indietro con l'oro rispetto al cibo. Se ne mandano 5 e non vi contesta, rischiate di fare il rischio opposto, ovvero che avete troppo oro e non avete abbastanza cibo. Quindi in quel caso lì magari prima fate una falegnameria, prendete 50 di legna e poi ci andate dopo all'oro. Comunque, farò una vineria sulle bacche con 6 abitanti. Non ha senso in questa circostanza fare l'ippodromo, anche perché si sta giocando contro i maliani che le cav civ se le mangiano. E quindi sì, qui è niente, ho spostato la legna perché mi sono accorto che avevo un po' scazzato la build order e avrei flottato troppo cibo perché non stavo raccogliendo oro. Cosa simpatica dei maliani, ovviamente, che anche se gli ho bloccato l'oro, continuano ad avercelo passivo. Grazie alla loro miniera a cielo aperto, 70 al minuto, una reliquia gratis praticamente. E quindi può passare di era e farsi un'altra reliquia gratis con la cava di Mansa. Ora, altra civ contro cui non farlo, e posso assicurarvelo perché l'ho testato, è gli Ayyubidi, che non bastava fossero mega rotti con l'ala del commercio e quella lì, diciamo, del bazar, ma no, hanno anche ovviamente la possibilità di passare di era con quella della cultura, che praticamente non gli costa niente di oro, per cui bloccargli l'oro non gliene frega assolutamente niente. E vi dirò di più: come gli Abbasidi non devono neanche fare fabbro e ingegneria d'assedio, perché semplicemente tirano giù un ariete con una truppa, un umilissimo lanciere, per cui la vostra torre è subito in pericolo. Ora, qui
il pass di era prima al Maliano, scuderia con scout guerrieri, presumo, anche se non si vedeva un po', ma tanto io sto già facendo la caserma, perché queste casine le voglio bruciare assolutamente e non voglio però idlare gli abitanti per farlo. Sta arrivando anche la mia gran cantina a fare. Oh, qui mi sono casato, quindi ho perso un abitante anch'io. Ok, no bueno. Comunque ora è ora di bruciare un po' di case di fango e di malta. Mentre lui va su scout guerrieri e io sono qui che ho già i miei limitani pronti a fare male. Ora, la cosa brutta qui è che non posso raccogliere oro perché c'è la miniera che blocca. Prima lo potevo fare perché non ho shift cliccato, cioè ho fatto l'area mineraria e dopo gli abitanti vanno alla risorsa automaticamente a raccogliere. Adesso la devo tirare giù. Comunque, tirar giù la miniera ce l'ho aperto sempre una bella cosa. Quando giocate contro i Maliani, magari cercate sempre di tenere un occhio alle altre miniere. Ecco, io qui pensavo che andasse a questa, invece vedo che sta andando a questa qua. No, ha cambiato idea. E viene qui. Ecco, comunque io qui ora, se viene con questo abitante, ho lo scout che sta controllando, per cui posso spostare tranquillamente i miei limitanei per andare a contestargli anche la seconda miniera. Nel frattempo, questi simpatici abitanti alle bacche mi iniziano a raccogliere l'olio d'oliva, che servirà per poi fare gli archi lunghi, la capanna dei mercenari. E in questo momento il Maliano, per la prima volta nella sua vita, potrebbe avere fra un po' problemi di oro, perché questa miniera va giù, ha sempre la cava di Mansa, quindi non è che non ne ha più di oro, però intanto non è riuscito a fare la pitmine qui per il momento, e io me ne sto andando tranquillo, faccio la cisterna a casa. Purtroppo uno degli svantaggi di questa build, che è più una trollata che altro, è che non hai la cisterna in casa, quindi ti rallenta di molto anche la prima cisterna, ma anche quelle successive, perché comunque per ogni cisterna che fai costano di più, quindi anche solo arrivare a livello 2 o livello 3 e addirittura poi dopo tutto fino al 5 è difficile. Comunque, mi sta facendo scout guerrieri, io vabbè, va bene, dovrò fare l'unitano. Ora qui faccio l'ombo perché si poteva stare anche i pesci in realtà, perché lui farà, presumevo che facesse arcieri, però invece è andato direttamente a fare i javelin, che alla fine in teoria counterano le unità, cioè counterano le unità ranged, però i longbow hanno comunque un buon range, per cui non se la cavano neanche malissimo, malissimo. Intanto comunque questa partita ha già ottenuto degli ottimi risultati, a mio avviso. Una pitmine distrutta, la seconda bloccata, ancora non ha iniziato a fare il cow boom, quindi in ogni caso non sta giocando il classico game mega rotto del Maliano, in cui fa tutto quello che gli pare. E niente, qui non voglio abbandonare la posizione, le mie famose anfore d'olio d'oliva, lui farà scout guerriere giavellotti, io andrò sempre un po' giù a cercare di bloccargli le miniere, anche se trovo questa, contesta. Però c'è di buono che questi limitani hanno il muro di scudi, per cui possono difendere dagli scout guerrieri e subire meno danno da i giavellotti mentre tirano giù la seconda miniera. Un altro limitano qui dà noia a questa terza miniera. Nel frattempo ha la base un po' circondata, io posso tranquillamente fare quello che posso fare in base. L'economia è contestata, questa seconda pitmine rischia di andare giù. L'abitante si salva, inizia a fare le mucche e siamo a 10 minuti di partita, quando normalmente già
a 10 minuti un maliano standard, già il Kaobum operativo e online, pronto a passare a castelli e avere 1500 risorse gratis. Per cui anche solo per questo, cioè alla fine chi vuole giocare una partita contro i maliani? Tanto vale fargli un tower, poi se va bene, va bene. Comunque, oggi prestate un po' di meno anche ai miei consigli, perché sarò un po' più aspro e non necessariamente obiettivo rispetto al solito, per cui prendete quello che dico con granum salis, però volevo fare anche un po' un video più divertente, diciamo così. Dove andate? Secondo me fra un po' ci vado, non mi ricordo bene, ma secondo me fra un po' ci vado. Allora, è ora di cisternare un po' in base, va bene. Classica forma a V, che ci sta. Inizia ad accumulare una buona armata anche lui, però a questo punto, avendo visto tanti giavellotti, posso dire è l'ora di fare soldati a cavallo. E questa miniera è bella scoperta, come dicevamo poco fa. Per cui, mentre inizia il Kaobum maliano... Ah no, ma perché ce l'hanno con lupo, stilongo? Maledetto. Questi abitanti sono in pericolo. Sono in pericolo. Vanno di 2, 3... Forse ne va giù ancora uno. Magari si salva. Tanto un limitaneo disperso, che era questo qui a guardia dell'altra pitmine. Andiamoci alla fuga. E torniamo nella nostra base, dove nel frattempo ci sono altri Lombo. E il vantaggio di Villi adesso inizia a essere tanta roba, nel senso 10. Ha fatto un altro po' di idol al TC, a mio avviso. E anche le miniere d'oro non stanno venendo sfruttate più di tanto. Poi chiaramente ha sempre un sacco di oro, perché è il Mariano, però... Ora, prova ad attaccare qui, questi scudi sono potenti, i Lombo possono mettersi al riparo dalla torre, possono mettere le palizzate così nei varchi, per cui non c'è davvero molto da temere a questo punto della partita. Comunque la eco sta iniziando a esserci, il Mariano tiene testa perché sta iniziando a fare i recinti, però... È comunque una partita che non si è messa come voleva per la mia lancia, ma granché qui per niente. Belli questi paletti, li avevo fatti bene, li avevo fatti dal lato giusto, li avevo fatti. Complimenti a me. Fabbro. Non male, di solito mi dimentico. E poi niente, questa classica giocata che secondo me con i romani di... ci può stare, perché attorno alla cantina è un po' come una piccola Aken, perché raccolgono il 32% di olio, che è quasi come il 40% di bonus dell'Aken, quindi non male. E ovviamente l'Aken fa anche tutto il resto, però vabbè. Ora vogliamo parlare del perché questo, che ho capito che è un monastero, quindi stessa cosa dell'Aken, però almeno cioè va bene che puoi fare i monaci se passi a castelli, senza dover fare un monastero e poi mettersi le reliquie dentro per fare olio d'oliva. Chiaramente come l'Aken forse sarei stato più contento se questo fosse stato un mulino, così non devo farne un altro per fare carriola, però tant'è. E niente, quindi c'ho lui che è sempre qui stretto un po' tra questi due fuochi, sto massando qui, sto massando qua, tra l'altro qui fa una trollata che mi manderà in difficoltà perché mi mura qui. E il pathing delle unità qui mi fregherà fra un po', perché provo a mandare le unità qua e le unità proveranno a passare qui, perché non mi ero accorto di questo muro. Comunque niente, a sto punto vedo che inizia ad esserci il Kaobum, per cui iniziamo ad avvicinarci con le torri. I Lombo hanno un raggio tale per cui che fra un po' inizierò a piccare anche qui senza troppe difficoltà.
E niente, il maliano, diciamo, si infamucchia, non è poi così spaventoso, anche se ha tanti sofà, ma sì, ma i sofà anche di seconda non sono come i sofà di terza che hanno l'armor e sono indistruttibili, ecco. Mi hanno chiuso dentro. Mi hanno chiuso dentro, non me ne ero accorto, non me ne ero accorto. Mando le truppe qui e vedi, faccio il patting qui, adesso si ficcheranno qua. Non so quante ne perdono, penso di perderne un bel po' perché non me ne ero accorto, non stavo badando. Già. Ah, niente, questi due cavalli. Il problema è che lo rifaccio. Il problema è che lo rifaccio. E perdo altri due cavalli. Vabbè, comunque. Ora prova a pushare qua, dopo aver perso altri tre abitanti. I Lombo fanno di nuovo le cose al contrario. Chiudo le mura e ora si combatte. Si combatte, ma qui ci sono un sacco di cavalieri leggeri che possono andare sui giavellotti. Sono 42 limitanei, che oltretutto col muro di scudi non prendono danno neanche dal PC. Altri rinforzi che arrivano per circondare il ram, va giù e ora con questi qui si può anche andare sotto il PC. 100 HP, meno danni dal range ed è ora di combattere. Soffa, vanno tutti giù, archi lunghi, pronti a colpire i giavellotti, qualche truppa qui che va a rompere le balle a loro e siamo sotto la base. Tutti idol, è ora di tirare giù quelle poche mucche che aveva. Tanto sta raccogliendo oro, sì, però se ne può certo mangiare, no? 2000 di oro, il mercato non c'è sta, alla produzione ci sono sopra, per cui GG. Morire coi soldi pieni, un po' come Creso, re di Lidia, che era il re più ricco del mondo, e l'ho preso in culo dai persiani e poi tutto il suo oro non gli è servito a niente. C'è una lezione in tutto questo, ma non so quale possa essere. Forse è ballarsi tutta la fresca, ma non volevo lanciare messaggi negativi ai giovani. Comunque su Age of Empires ha senso. Penso che chi spende meglio i soldi tendenzialmente vince. Conta anche come li spendi, però anche solo spenderli il più possibile è molto rilevante. Allora, non si arrende, ma diciamo che il sopravanzo, disavanzo è drammatico, arriva anche l'età dei castelli, ma sì. E a questo punto. Ah, giusto, mancavano questi. Mancava il sifone infuocato. È giusto. Non credevo, non credo forse di averli. Forse li ho usati tipo una volta. Forse vediamo. Non so neanche se quitta prima che inizi a vedere. Sì, guarda lì come sputa fiamme. Sì, e giustamente. Una volta che vedi il sifone, è ora di andare a casa. Don't try this at home, cioè ci potete provare, ma non mi prendo nessuna responsabilità se finisce male e perdete la partita. Ne ho perse diverse così. Ne ho anche vinte alcune. Per cui occhio. Spero che vi sia comunque piaciuto, vi abbia intrattenuto quantomeno e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video.